TTS, mettetevi grigio spettatori. Ci tengono molto alle persone con le manine, sia lo stream che i giocatori. Allora, in teoria siamo live. Adesso la gente sentirà che spariamo troiate, si avvicineranno tutti. Tanto tra un po' vengo di là a sistemarti. Dov'è Zara? Molto bene, siamo live. Saluto. Quindi dai la tua mail, scrivi la mail di Skype che ti aggiungo. Aspetta, sto scaricando Skype. Attenzione, Zara Mena nel 2020 non ha Skype. Pazzesco. Ma la password? Ma no. Zara culo tutto minuscolo. Com'è il nome del server? Scrivi TNT qualcosa. Io ho messo in ricerca TNT e mi è arrivato Saturday Night Fever. Quello lì. Sì, cerca TNT. Tanto lo trovo. Se mi rispondi Mattia mi fai un secondo, sto facendo il cazzo di post, Gesù. Ok, dovrebbe comparire Mitchell. Incredibile, è lui. Adesso ti muto. Stavo facendo finta di piombarmi le tette di Azote, quindi non fate caso a me che faccio persistere. Bello particolare. Quelli che vedono la mia schermata di Skype capiranno. Allora, qualcuno si è disconnesso. Contattiamo il signor Marco Franza e chiediamo di far promuovere Campione del Popolo. Franza gli è caduto. No, arma 4, Campione del Popolo. Provo tutti. Allora, perché gradisce commentare, ci spostiamo in cabina di commento e li lasciamo pacioccare, direi. Buona partita a tutti. Va bene. Adesso li trascino. Spostati a forza in cabina di commento, benvenuti. Bravi. Spero siate comodi. Non posso più prendere per il culo della me. No, purtroppo no. No, è che cioè, se ovvero... prendi per il culo ti sentiranno tipo milioni e milioni di radiospettatori. E adesso trova il lato negativo di questa cosa. esatto, ditemi dov'è il lato cattivo. No, ma non c'è. Ah, ecco. Allora... perdiamo il 26% dei frame, te la guardi senza neanche poter cambiare l'inquadratura, tipo pazzesco. Abbiamo anche Zaramella su Skype, perfetto. Sì, no, puoi cambiare l'inquadratura normalmente. Adesso devo solo mutare Zaramella da Skype, perfetto. Sono figlio della Twi'lek, diditelo. Cioè chi è il capo qua? Due cazzi che ti spuntano la testa. Due grosse protuberanze membrose. Scusate, c'è il Mitchell che sta sistemando due robe e ci siamo. A breve partono, adesso tanto il Mitchell si gestisce tutto da tablet e siamo a posto. Quindi non dobbiamo neanche togliere le vite, fanno tutto in autonomia, pensate che bravi. Comunque, signora, abbiamo vinto il derby più imbarazzante della storia del calcio. No, l'importante è il risultato, e più lo vinci sporco col Toro, più godi. Vero, però poi ci sarà un'altra partita la prossima giornata e dovremo portare a casa anche quella. Ma sì, rientra Morata, siamo tutti a posto. Poi mi ha già anche segnato Lukaku all'altro fantacalcio, a quanto pare c'è un assist di Perisic, cosa può andare storto? No, ha già segnato Lukaku, che certo. Palle. Ma i maledetti non crepano mai, purtroppo. Non crepano mai.
è una squadra di morti l'Inter che va avanti a morti. Ma Patrick, tanto quest'anno lo vincete voi questo campionato. Ecco, guarda, scusa, sì, se mi tocco le palle. Ho addirittura comprato Hoge, capisci? Hoge, dai. Ma non ha capito qual è la stanza ora che ci è arrivato. Raga, io dall'inizio dell'anno che aspetto che si svegli Rebic, ancora... Niente, mi spiace. Signori amanti dell'X-Wing, detto... commentateci con le vostre formazioni di fantacalcio in attesa. Ha detto, Rebic ha detto, io segnerò quando Zaramella entrerà. Comunque io sto da fonti certe, di prima mano, che Zara sta usando il suo portafortuna per questa partita, che consiste nell'avere i vestiti di Nadia addosso. Ah, ok, perfetto. Ah. Siamo contenti, ma in effetti, niente, vedendolo, no, su Skype, però... che abbia dei vestiti. Già questo è un passo avanti. Sì, dice. sì, no, siamo veramente contenti che abbia deciso di farci questo dono. Io spero che si vedano nel riquadrino in basso a sinistra, potete vederli live, ricordiamo che berranno uno sciottino per ogni critico che tirano. Ma Franza mi sente? No, Franza è dall'altra parte che gestisce i due contendenti. E quindi devo scrivergli in generale se mi deve promuovere. Sì, tipo, ma in realtà devi solo metterti spettatore, easy. Che è quello che ho fatto. Sta funzionando lui. Però non posso zoomare o fare robe, no? No, cioè, se voglio cambiare l'angolazione del tavolo e guardarla più dal lato di Mitch, non quasi lo posso fare. 5 aggresso, sei un Reaper, non ti vergogni, porco Dio. Attenzione, giocano entrambi a 200, talmente forti che la bid non esiste. E la cosa mi fa male. Dicevate? Che adesso tireranno iniziativa, a quanto ho capito. Ok. Se Zaramella riesce a spawnare. Io dicevo Zara pagliaccio, li venivo. Quanto hanno DPS dai brutti? Hanno tutti tre. Uno, no, tre. Quindi cambia per Feroth, che non è da poco la cosa. Sì. Relativamente. Perché comunque anche ce l'avesse Mitch, spara in ogni caso. E dipende quando e come muove. Comunque, signori, io adesso non vorrei dire, ma sentire la voce di Partesotti che commenta ed è identica alla voce di Enrico Ruggeri, capito? Io me la sento così, ma è un attimo che dice, mi spero! Aspetta, veramente Enrico Ruggeri parla in questa maniera? Un po' più opera, però se vuoi ti posso fare Ci Morgan, perché sì, secondo me il flow c'è, la presenta scenica... C'è, sia che poi anche i movimenti, dove se stai sul palco, sì, probabilmente le tucce a me vale. Signori, Tele TNT è anche un varietà. Ma mettete sì. Un cuore se apprezzate i varietà. La corrida, nello specifico. Sì. Ormai Tele TNT è tutto. I fenomeni da baraccone del trash mi piace imitarli perché facciamo delle grazie risate. Sì, no, ma è tutto valido. Mi piace imitare Zara, mi piace imitare Nocera. No, voglio sentire l'animazione Nocera io però ora. Purtroppo non possiamo mettere come colonna sonora della prima mossa di Zaramella a Gigi D'Agostino. Però... sai che parli in romano e hai un 100% tranquillo. Non allora, è ora di aprire. Allora, asteroidi. Che partita vi aspettate? Dritto per dritto tutti o adotteranno un approccio ragionato? Ma io sono sincero, non ho mai visto i dei brutti prima di adesso, quindi non ho idea di quello che facciano. So solo che hanno uno dei design più eleganti di questa nuova edizione, che è la cosa che ti permette di fare giro torretta e fai calcolo rosso, che è un'interessante meccanica che sarebbe dovuta essere presente su molte più cose. Però a parte questo non so davvero cosa aspettarmi da questa lista, anche perché... Sinceramente, se posso dire la mia, se vai a vedere c'è il target assist che ti rende quel calcolo linkato bianco. Ah, fra l'altro. Sì, può anche prenderlo gratis quando ingaggia se non ha token. Esatto, e se a quel punto ti conviene fare un'attrazione, tenere l'arco bello dritto lì e poi pigli quel che... Specialmente contro uno sciame così...
qualcosa, proprio l'anducoio coio. Vai. Allora, cioè, nelle partite precedenti lui ha sempre fatto per gente che non ha le mani, capito? Nelle partite precedenti era sempre un bel lock e poi calculate, spari fortissimo. Aveva le mani particolarmente calde il ragazzo e quindi vediamo se le mantiene stasera. Questa non è eccessivamente broken, perché tipo ti becchi gente che sta a range 1 e la cosa non funziona, perché funziona solo a gittata 2-3. Il cannone non è rotto nemmeno quello, perché se non hai calculate te la fai in minder più. Anche se non è calcol, sì sì, quello sì, però il fatto della gittata togli solo se stai calcolando. Ah vabbè, però l'interesse va pure così, cioè alla fine penso a Snag interessi questo, il resto sì, ma questo cannone guarda 6 punti è proprio giusto. Dove è rotto è su DG, sugli IG poi mai un è di un rotto, una cosa spaventosa. Terminiello, se ci segui è ora che tiri fuori gli IG. Ma dov'è Terminiello? Ma no, Terminiello è nel tuo cuore come nel mio. Cioè, nel cuore di tutti. Salutiamo anche i Defcon che hanno smesso di fare streaming perché avevano paura del confronto con la nuova rete TNT. Cioè, non streamano più, chissà perché. Noi fortunatamente abbiamo colto la palla al balzo e ci siamo messi con un programma assolutamente serio. Sì, siamo più mai di Rake Swing, forse. Sì, sì, sì. Arrivo tra un secondo. Chi fa Felice Caccamo? Esatto. Zaramelloni! La bellissima Sloan Aggressor, che Patrick ha detto più volte essere la sua lista preferita in assoluto. Assolutamente no. No, 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 mi dispiace. mi dissocio da quanto affermato. Io Sloan lo gioco con 3 e se gioco 3 strikers ci metto un altro. Ultimamente ci metto un tie heavy, perché per il prezzo di circa una quarantina di punti mette in campo 8 scafi, cannone e beh, insomma, dura più che gli strikers. No, perché ti piace dare una speranza ai tuoi avversari, quindi. E quindi di grazie non li fai giocare contro la lista forte. Insomma, una strikeria. Allora, questo è un gioco dove si, almeno secondo il creatore, era importante saper manovrare. Adesso, se il gioco è diventato, giochiamo tutti in Antec che girano la torretta persino vampando, sinceramente, raga, io non ci sto. Ma perché? Perché a me piace muovere le navi. Se devo andare avanti e tirare le secchiate di dadi, sti cazzi, però gioca l'altro. In Antec si muovono tanto, Non è quello che si muovono, ok, ma il problema è uno, in Antec sono delle navi fottutamente rotte. Sono fottutamente rotte perché tu non puoi fare tre azioni nel caso non batti. Lì la nave è rotta. Perché veramente vuol dire che puoi proprio andare a sbattere dritto per dritto, tranquillo, faccia 8. E c'è caso che arrivi anche a tirare 4 dadi. Ma per fortuna in Antec sono passati di moda. Quindi ora è tutto più bello, e qui è vero. Sono partite come questa qua, in cui di fronte abbiamo appunto Sloan Aggressor e una Imperial Beef. Allora, anche qui mi viene da dire un'altra cosa, cioè tu sei andato a nerfare, diciamo, lo Sloan Aggressor come puntando Sloan, e questo è un grossissimo errore, perché in questo modo vai a punire tutte le altre liste, che magari con gli Aggressor non fai. Allora, io ho sempre detto, per evitare lo spam di navi, tu devi prezzare diversamente gli upgrade, perché quando fai, no? Tipo la dorsal turret, ti costa 2, ne metti 2, costa 4, ne metti 3, costa 8, capito? Più ne metti, più ti costano. In quel modo punisci lo spam di navi uguali. Stessa cosa vale per i vari i petracani, eccetera, che però quelli sono sballati già di suo, è quello l'errore. No, ma io sono convinto che capiscano quello che fanno. Che io sono convinto che vadano a periodi e che decidano cosa facciamo girare in questo periodo. E non mi stupirei se ci fossero anche degli interessi anche aziendali, perché comunque alla fine spam significa più navi vendute. Certo, anche più. Quanto costa un Nantex? Costa 20. Tu per giocarne 5 devi spendere $100 o €100
Ok? E quindi incrementi tantissimo la vendita delle navi. Perché? Perché oggettivamente sono delle navi rotte, comunque con una win rate del 75%, se non ricordo male, che è tantissima, con una meccanica di gioco rotta e facile. Vado avanti, bampo, me ne fa tutto il cazzo, barre il rollo, perché mi trattorizzo, e poi giro l'arco. Così comunque si parla. A prescindere da quante navi ho. Sinceramente, poi mi viene a dire che un gioco di posizionamento, beh, sorrido. Sorrido. Però a prescindere di aprire lo sciame oppure cercare di aggirarlo un po' di più, mi sembra forse un po' più mobile, no? Rispetto alla squadra di Zara. Guarda, ripeto, non so bene come possano giocare. Giaustano fortissimo e sparano tanto. Hanno il fatto che sono basette medie, ingaggiare bene con quattro basette medie non è così scontato. Questo è vero. Non è facile avere tutti quanti sullo stesso bersaglio. E poi sì, se provano a fare bar si stressano, se non sbaglio. Non ripeto, non ho idea della situazione. Stist diventa bianco, che non è malvagio in quello. Allora, qui devo attivare sì, il loro bar. Ah, però il bar non ha la configurazione quell'altra, quindi comunque non possono fare più di tanto una volta che sono in range. Sì, però sicuramente possono dividersi, cosa che Zara può fare meno. Punto, perché Zara, come sicuramente ora come deve, i detrattori di Sloan un lato perché la è enorme eccetera, scusate, apertura classica di Zara in realtà l'ha fatta tipo 3 su 3. Sì. Signori, Provenzano Ignazio Delli manda un saluto alla cabina di commento. Grazie. Speriamo di rivederci presto. Magari tutti dal vivo anche, dai. Sì, quello infatti. Farete il torneo di Starfighters domani o siete di riposo tutti? No, io purtroppo no, avrei voluto ma non posso, non riesco, riuscirei a fare solo i due turni mattutini, quindi non credo che... Allora, mi viene il dubbio che Zaramella non abbia messo gli archi agli aggressor, o mi sbaglio io? Bah, cosa che non fa mai, quindi... pure no, il dubbio, no, ci sono. Zara era emozionato per la finale. No, ci sono, perfetto. Allora. Sì, comunque sta per proprio la sua apertura classica, l'ha fatta pure nella partita che abbiamo fatto assieme. Io spero nell'apertura 5 dritta in quel modo, o deve per forza fare una roba del genere, o così da questo lato o dall'altro. Ah, però ditegli che non deve fare i barrel in questo modo, perché non sono precisissimi. Non so perché, ma sono un po' strani. È ma il gioco online che ti fotte, non hai delle misure reali. Sì, sicuramente sì, però ti chiesto appunto queste due opzioni per fare i barrel. Uno è appunto premere sopra il dial, una delle tre cose. Oppure cliccare sul destro sulla nave e ti dice view barrel option, roba del genere, non mi ricordo la cosa esatta. E ti spona tipo i fantasmini delle posizioni. Però i fantasmini non corrispondono alla posizione reale. Ok. Quindi è un po' strana la cosa. Non so bene. Quindi per chi gioca su TTS è consigliabile farli dal dial? Dal dial, sì. E questo è il motivo per cui io mi spostavo in risposta con... avete fatto la diretta sulla partita che ho fatto con Zara io, perché mi portavo il dial su tavolo, perché mi rompeva le palle tornare indietro e muovermi man mano, e quindi lo portavo in giro come se stessi giocando. Sappiamo che la verità è che ci eri molto affezionato e volevi averlo. Sì. Ma era una lunga storia d'amore che andava continuata. Sì, e quindi... Sì, no, però anche è vero, una delle cose un po' scomode di TS è il fatto che a volte quando stai lì a mettere la manovra o a fare l'azione dal dial, stai lontanissimo, cioè la tieni dietro le... Cosa fa come Zara, che tieni dietro le carte, è lontanissima. Non è il massimo della comodità, insomma. Guarda che belli messi tutti e quattro così vicini, i tai brutti. Yeah, che porno! La zero di vero o poi i brutti, Pat? Di ferro, appunto, dritta preventiva a zero stazionare a porno, ragazzi. Cioè, quando uno è forte... del genio!
Non per niente il miglior giocatore dell'universo, della galassia di X-Wing, Zaramella. Certo, ovvio. Mi spiegate quel token bloccato che c'ha, però? Ah, non si può neanche più barare senza che tu dici le cose, scusa. Gem? Il clone, no, c'è un token di clock dietro la basetta. Ah. Niente di importante. Speriamo dei clocchi storto. Spostarlo, perché certe cose non le posso vedere. Poi vediamo chi dei due vuole far manovrare di più l'altro. Quanto costa un singolo brutto? Allora, abbiamo fatto un calcolo con Mattia Scarsi, praticamente sono 5 punti per ogni vita che gli togli. Perché sono, okay, 50 punti esatti. Lo voglio dire le vite in questo caso, perché sono 50 punti esatti a Tai con 9 vite. Come i gattai. Scusate, ma non potevo evitare. Sono veramente vola, colpito. La regia mi chiedono il ban. Spostiamo Fabri negli AFK. Potete anche incappare all'opera. Guardate. Arrivano dei cuoricini, quindi penso che si veda quello che sta andando in diretta. Ma vabbè, comunque, cioè, è un'altra finale, impero contro impero. Sempre più la fazione più sgravata del gioco. Grazie per aver considerato la TNT League come meta definer, no, sono veramente onorato. Non lo era? No, dicendo che non avrei dovuto? Non lo so, adesso ci monteremo la testa e... Se la cantano e se la suonano. Giusto per avere un minimo di idea di un po' di chi sarebbe su in Italia. Non ho capito, Pat, scusa? A chi corrisponde ogni nickname? Astino. Sono io. Astino. Chi sarebbe? Qual è il tuo vero? Cioè? Io chi? Non hai ancora capito, 2 ore che siamo qua. Sì, ma non... No, chi cazzo sei? Effettivamente non abbiamo fatto le presentazioni. Ecco. Quindi, anch'io cioè... sono io, grazie. Cioè... Allora, avete riconosciuto tutti Patrick, poi penso Fabrizio e poi lasciamo che il terzo si presenti da solo. Sono Lorenzo Marasca, Pat, che cazzo che sono, dai, lo conoscevi pure il mio nickname? No. Ma come no? Nonna puttana. Grazie Patrick per aver causato il ban della nostra pagina. Ok, ma invece chi è? Sono io, Mattia Molinero dei TNT. Ok, perfetto. Bene, ora che ho finalmente capito chi è chi, potete bannare Marasca e... Ecco, guarda che c'è stata una sommossa popolare per avervi entrato. Impero contro impero? Come? Erano dei sospetti quando parlavo di impero sgravato, suppongo. Ma io ho qualcosa subodorato. No. E continuo a ripetere. Sloan non è fottutamente rotta, dio cane. No, no, se la giochi appunto in una due navi, no. Cioè, no, grazie al cazzo. Giochi, per... 5 aggressor, sì, ma grazie al cazzo. Ma cioè... non è rotta Sloan, è rotto il fatto che c'è 5 navi con gli archi. E quello è lo spam di archi che non va bene. Beh, perché se non ci fosse, cioè, se non ci fosse Sloan, 5 navi, anzi 5 navi, che sarebbero 7 navi con archi, sarebbero forti, mi stai dicendo? È già diverso, un conto è avere un arco a 90 gradi, un conto è un arco a 180, no? Il fatto che non puoi esplodere un aggressor senza prendere 2 stress e quindi spegnerti stress. La nave ovvero che per 2 turni quello è assolutamente irrilevante, quindi scusa, quando giocavi lo stress bot con Miranda e compagnia bella non era... Ah, che bei tempi, ma vi ricordate? No, lì andava bene, vero? Infatti tu mi stai dicendo che lo stress bot non era forte, scusami. No, era una porcheria lo stress bot. E allora, che cazzo stiamo parlando? Cioè, ah, che bello. Considerando lo stress bot che affronta limitato al fatto nell'arco frontale, attenzione. Però sì, nella 1.0 potevi giocare il Decimator e Quick Draw, vogliamo mettere. Che bella lista era.
Ma poi comunque considerando che quello che affrontava lo stress bot era molto più forte di quello che affronta Sloan, perché questi 4-3 brutti sarebbero stati giocabili nella 1. No, i 4-3 brutti non sarebbero mai stati giocabili. Appunto. La 1.0 era qualcosa di agghiacciante. Punto. Mi muto un secondo. A un certo punto era realmente deck building la 1.0. Che c'era palpa. Patrick, dai. Tranquillo, metteremo delle bestemmie registrate per non far sentire ai nostri ascoltatori la tua mancanza. Esatto, esatto. Le cose più rotte della 1.0, boh, Palpatine, poi c'era la Ghost Fan, poi c'era... Erano mille cose. Madonna, che nostalgia. Gli Harpoon. Che bello. Guarda, io ho provato a vedere se il modulo della 1 DTS fosse utilizzabile per organizzare un torneo, però purtroppo mi sa di no. Oh no. Il mat che spona è tipo la metà di quello ufficiale. Non so. Mazzi fa notare piccolo. Che Zara ci banna tutti se continuiamo a parlare di 1.0 mentre lui gioca. giusto, perché questo gruppo gioca solo la 1.0. E poi Brasanti dice Dengaru cuoricino. Signori, Zara ha deciso di andare al centro commerciale e non giocare più. Ma porco Dio, oh ecco. Dengaru è stato il mio primo trauma in 1.0 perché ero arrivata a una serata di gioco di quelle di Torino con le mie prime 4 navine appena comprate e mi sono trovato contro uno che mi ha giocato Dengaru e mi ha stuprato. Anche per Dengaru non era roba, no. Era una cosa molto brutta da affrontare. Cioè sì, anche da giocare di rano. Poi calcola, io avevo preso il corset, il risveglio della forza, Vader e l'inquisitore, quindi anche Vader senza le sue carte perché non c'aveva un Reaper. Cioè c'è il fermaporta lì. Mm-hmm. E quindi ho giocato la mia listina stupida ed è finita male. Io l'ho giocato in Epic ed è veramente una coma cuduria. Anche se due gozzanti sono forti. No, due gozzanti ci parecchiano, ragazzi, non avete idea. Ma l'Epic 2.0 com'è? Allora, io ci ho dato un'occhiata oggi, casualmente, ed è veramente, veramente caldo. Quindi speriamo spingano anche da quel lato lì. Io sinceramente voglio organizzare una partita barra due, ma penso una sola, perché comunque chiaramente è tanta roba, quindi è lungo. Però ci voglio giocare almeno in 2.0 perché la cosa cambia tanto. Ok. Anche, cioè, pensa che le navi grandi possono fare da zero, però possono turnare di 45 gradi, cosa che prima non potevano fare. Ma dai, sì. Bella. Sì, molto. Cioè, possono praticamente fare una spazzata e spazzare le nuove che gli sono avvicinate, capito? Bellissimo. Beh, mi sembra più veritiero, oltre al fatto che si stanno tamponando tra loro. E fanno saltare via. Sì, poi c'è un'altra cosa. Allora, sulla 1.0 tu avevi tot point, però non avevi specificato quale hard point fosse assegnato a tale arma, ok? Mm. Per dire, la Raider doveva avere, mi sembra, 4-5 hard point. Okay, sì. Qui gli hard point sono assegnati alle armi, quindi se tu metti dietro tot arma e davanti metti tot arma, lì devi poi sottostare le restrizioni e le caratteristiche dell'arma. Allora, abbiamo una domanda per Marasca, sempre dalla chat. Mm-hmm. Mazzi chiede se Sloan in Epic a 120 punti sarebbe onesta. Ah, guarda, quello sarebbe il suo posto, giusto, effettivamente, perché in Epica puoi mettere pure più di 8 dai, no? O c'è il limite sempre di 8 navi, non lo so. Non ho visto limiti, almeno sul rulebook. Quello è veramente il suo ruolo, l'epico. E poi abbiamo Brasanti che continua a denunciare film horror tipo Party Bus, Dengaru, mostri del genere. Quelle sì che erano cose brutte, brutte. La Party Bus, ragazzi, mamma mia, agghiacciante. Ma nessuno si è lamentato della 4Y, quindi... Poi c'è una lamentela per Corran PS10. Ormai è diventata Amarcord questa telecrone. Sì. Nell'attesa che buono dai dati. Che le dinamiche sono un po' lentine, si sfiorano, sì, si mandano gli sms... No, il prossimo turno ingaggeranno. Ma nel frattempo c'è da ricordare a chi era stato al mondiale, al nazionale 2017... Quando appunto è esploso l'esperienza di questa party bus,
Che si arriva la mattina e tutti parlavano di sta party bus, party bus, party bus. E io non capivo, ma che cazzo è la party bus? Ma che cazzo di lista stiamo parlando? Che Madonna, cosa era c'entrano le Bosch quella party roba? bus? Sì. E invece Poi c'era era sta stato quel lista bellissimo qua. nazionale di non so più che anno in cui tutti avevano portato o Tripla Jump o Dengaru, tranne tre eroi con tipo un'altra lista di assi. Io ho portato Era ancora la quello, parte era il mondiale, della, sì, il mondiale nazionale della parte bassa, quella. della party bus, ok. Sì. Vabbè, Che meraviglia, la varietà di liste. eccoci, eccoci, ciao Jay. ed eccoci, ci sarà Oh, l'ingaggio. L'ingaggio che Damone. probabilmente andrà molto meglio per Zara che per Mitchell, per il discorso delle basette medie. Ora non so dove finiranno. Ma mi c'era delle I mani che non minimi. sono caldi, sono bollenti, quindi farà affidamento su quello. Quello è sempre la base di ogni buon giocatore Sì, sì, di sì, sì. Navine. Ci aspettavamo delle evoluzioni da parte di Zara, tipo slalom, barrel roll complicatissimi, giri, invece lui è andato dritto, poi una certa ha visto il semaforo e ha girato a destra. Vabbè, ma un po' di barrel per controllare il front ingaggio li ha fatti, perché Vero, poi vero. il giorno prima si era ristretto, mi sembra, col verde, apposta per poter poi entrare con gli altri facendo questo turno adesso. Vediamo quanto si incastrano Ora lì. la domanda è se Mitch è andato veloce con tutti e quattro i tie brutti oppure ha cercato di rallentare per cercare di evitarsi tutti e quattro gli aggressor. Tre È dritte con andato tutti, veloce. vai, già ustare. Ma sì, secondo me Mitch dovrebbe andare a picchiarli tutti Mitch, selvaggiamente. secondo me, ha Sì, solo ora voglia però gli ostacoli sono un di po' bere un dalla sacco parte di di Zara. Saronno. Però sì. Ora deve sperare di avere con tutti quanti Fero più in range, dipende da cosa ha fatto Zara. Mi è arrivata una testimonianza fotografica di Mitchell che nel dubbio ha fatto uno sciottino per le 10 persone live contemporaneamente su questo stream. Ste del Defcon ci fa notare che Zara doveva palesemente finire di vedere Bake Off che finiva alle 22. Guarda, Che stezza, c'è un botto di gente che ci segue, pagliaccio, salutiamo tutti, vi vogliamo un sacco bene. pagliaccio, pagliaccio, vai a casa. Ringraziamo Marasca e Patrick per essere stati brutalmente usati come metodo per attirare views su questo Sono i stream. nostri influencer. Fa purtroppo un Comunque, bump del sì, giallo, a ogni scatta bump la gli scatta prima. via Sì, perché sono enormi, escono dalla basetta, tipo il volano. mirino Zam. Prende pure uno strain per non farsi mancare nulla. Ma sinceramente non pe penso che abbia fatto bene, insomma, cioè non aveva molte alternative a sto punto se non Dritto andare per veloce e dritto. sbattersene di quello che incontrava in strada. Sì, Non si riaggancia neanche la torretta, gliela lascia lì. sprezzante proprio. Patrick, Avanti sei di ancora con noi? tutto. Perché Sì, sono ancora qua. il Va Brasa vado avanti dietro. scrive Lightweight Frame, cosa ne pensi? Che giaccia nella 1.0. Anche se mi piacerebbe riaverlo su Striker. La verità è che sì. Era una bella carta. Striker only forse ci potrebbe Interessante. pure essere considerato. Sì, Io entrava in comunque gioco. quello Sì? che contesto alla 2.0, che resta fondamentalmente ancora in questa edizione, per ovvi motivi economici, perché comunque alla fine è un gioco che ti deve far spendere, eccetera, 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 e che escluso Boba, alla fine i grandi protagonisti di Star Wars, cioè fondamentalmente non si vedono. Adesso non so se forse qualcuno tornerà a volare con Vader col nuovo punteggio, però Vader si vede Vader si è visto visto sempre, tanto su. Come, a parte c'è Boba e Vader sono stati i due piloti però. Ma fatti. Luke, Sì, per dire, Luke è un costo Han. stronzissimo. Cioè, un costo stronzissimo.
Cioè non ha senso secondo me questa cosa in teoria. Cioè, io posso capire che magari ciclicamente lo tiri un po' su, un po' giù, tiri su qualcun altro e apri la strada per le nuove che escono, giustamente, lo capisco anche dal punto di vista economico, però dal punto di vista dei fan dico, cazzo, ma se io gioco Star Wars voglio giocare in Skywalker, qualcosa. Invece no, cioè che posso giocare, però vado a far pigliarmi schiaffi da tutti. Ma allora, Fabri ma di Desco cosa si è stiamo offeso parlando? tantissimo perché hai dato dello scarso a Vader, sappilo. Però tanto si offenderà peggio quando vedrà la carta di Zaramella Vader. Perché non so se lo sapete, ma tutti i partecipanti alla TNT League vincono una carta Chi ha disegnata sparato appositamente. ora? Buoni tutti. Chi ha sparato ora, Miccia? Credo sul Ah, beh, c'hai i cannoni che non danno. Sì, c'hai i Rita. cannoni che non danno il bonus di gittata. Tutto a posto, ok. Beh, tra l'altro le mani calde di Mitchell continuano. Sì, però sto tirando con 1000 mod. Non le sono servite, ma con 1000 mod. Qui per forza andrà. Non so quale, Le mod per Mitch sono una calda coperta di Linus. Che però ormai ha messo nell'armadio. Tira sul blu. No, no, un Usa uno dei. pochino. Vabbè, ha usato una mod, bravo. Vedere, però è Ha riuscito usato a la fare mod. due danni interessanti su Ferop. E boh. Anche perché poi c'hanno delle coglio, delle turn strane i dai brutti. Hanno Hanno la le 2 Sagra, a quanto coglio. pare. Perché poi il turno dopo Zara muove prima tutto lo sciame, quindi è Ma in la realtà peste penso se ne possa bounce. fregare perché lui si gira l'arco indietro se riesce muovendo abbastanza lungo. Sì, no, vabbè, a parte quello effettivamente, tipo può sorpassarli e c'ha la modifica, lì fa prendere i calcoli. È carina sta roba, forse dai brutti non sono così schifosi come pensavo. Bisogna vedere se lo spam paga o se conviene affiancarli ad altro. Ma in realtà i Tybot sono una gran nave disegnata bene e con un punteggio sano. Vuol dire, per 40 passapunti puoi mettere una roba con un cannone che Guardalo, ha incredibile. Ragazzi, qui c'è del soprannaturale. No, come dicevo prima, sì, hanno un Bello evento. buon, sono molto eleganti nel design. Sta cosa appunto di avere il calcolo linkato a rodare l'arco è tanta roba. Però Abbiamo lo il fatto che sciottino sono per basettette Mitch. medie ti crea problemi per muovere, quello sicuramente. Ma poi dentro hanno i sedili di Alcantara. Cioè, il design elegante non è solo esterno, è nel gioco. Di concetto. Esatto. Sempre sai che un direct hit l'aggressor blu e sta una vita. Quindi i primi punti sul tabellone per la Emo Sumo. Ricordiamo che questa lista l'abbiamo battezzata Emo Allora, Sumo. ragazzi, io vi devo lasciare perché comincio la nostra cosa di là. Che la forza sia con te. Patrick, È grazie stato per un la tua piacere. Ci partecipazione. ribecchiamo la prossima volta. Volentieri vi rifaccio compagnia. Fantastico, grazie Grazie mille. mille, Patrick. Ciao belli, Ciao. ciao ciao. Arvut. Allora, ci chiedono, non vedo gli sciottini. Sì, abbiamo provato, ma Skype ci mangiava tutta la connessione perché ripetiamo che siamo in centro Torino, ma abbiamo 44 mega. Quindi tento di mandarvi una foto nei commenti del video. Ah, ma Zara pure deve aver bevuto uno sciottino di lui, sono molto preoccupato. Anzi, fammi scrivere a Nadia, va, magari così lei Adatto, non vigila. sono tutti paramedici in famiglia. Sì. Allora, sì. Trovate Mitchell che si fa lo sciottino di Saronno nei commenti di questa live. Guardate che bello, cazzo. Ma i crits li bevi dopo che hai fatto un critico o hai subito un No, critico? credo che ogni volta che ne infilano uno dentro bevono. Perché è proprio un masochismo questo. Sì, effettivamente su entrambi diventava un po' troppo pericoloso. Comunque vi garantisco che l'ha bevuto perché ci abito a Siena, quindi posso vedere in tempo reale quello che fa.
Intanto, signori, Soriano 5 e mezzo e noi stiamo parlando di quanto sia nerfato Han Solo. Ma... Madonna, c'ho chi mi contro l'altro fante, andava tutto così bene. Quest'anno marca malissimo. Come va il vostro fantacalcio? Fatecelo sapere nei commenti. Dadi. Guardalo che evade pure, incredibile, cioè. Osa sì, evadere. Sì. Un uomo caldissimo. Arriveremo alla fine di questo torneo e scopriremo che bisognerà nerfare Mitchell, non cose di Allora, se gioco. la serata va come prevediamo, verso l'una del mattino si è nerfato da solo e gli sto tenendo la testa mentre vomita. Però. Bene. Anche Mi ha anche perché, dai, chiesto è una sabato carta. sera. È giusto, giusto. Mi ha anche chiesto una carta dove smanazza una pilotessa imperiale. Perché quest'uomo non fa parte di alcun movimento per i diritti delle minoranze. Ma neanche il suo avversario, mi No, sa. no, infatti, C'è quindi si trovano da dire che perfettamente. l'impero, da questo punto di vista, nella storia di Star Wars, ha sempre dimostrato Attenzione! che Si si prende prende scettina per itacrit. qualcuno, mi sa, eh. Tra i Iniziano ad suoi esserci danni pesanti. piloti, le donne non sono mai state una vera e propria minoranza, perché comunque ne abbiamo sempre avute. Ma in realtà, se ci pensi, tutto Star Wars non c'è mai stato un reale problema di donne maltrattate o poco significative, già dall'inizio. Sì, cioè, Cioè, scusa abbiamo un poi quel sacco di dettaglio in cui personaggi lei è stata presa schiava, femminili. ma Vabbè, oh, vabbè, erano i può tempi. capitare. Non si evade per un cazzo. No, a quanto Però pare boh. no. Nell'arco di tutto quello che è stato prodotto, personaggi femminili significativi e ben studiati ce ne sono stati tantissimi. Beh, anche Zara non è che Qua, stia tirando piano, onestamente, però. voglio i grit, voglio gli sciottini, eh. Madonna. Beh, Zara non tira mai Io piano. pretendo le fottute foto. Cioè, sarà la nostra spia sul campo di vigilare. Pubblicate foto degli sciottini. Molti botel sono morti Quindi per darci queste sta uno l'ho foto. messo brutto? Non so quanti aggressi hanno sparato però. Credo 4. A me sa che l'unico rimasto però è questo stronzo rosso. Ah no, i danni sono... No, non sono spostati. Intanto in diretta siamo saliti a 12. Pazzesco. Che praticamente tutta la Sapere community chi di X-Wing in giocare Italia. sì, almeno sì, metà, almeno metà, Allora, danno strutturale sarebbe, voi che vi ricordate? un dado di difesa in meno. Non me lo ricordo, l'ho appena letto, però. Ma fantastico, va Sì. benissimo. Allora, no, probabilmente avevano sparato tutti, quindi. Ha barattato mezzo aggressor con un tie brutto praticamente intero. Non so quanto sia Ma il fatto che sia contento. sopravvissuto è tanta roba. Sì. Ora tra l'altro non so cosa possano muovere. Ciao Zem. Perché quell'aggressor Soprattutto. più del blu, però era comodo per bampare tutti. Sara continua sui problemi con i deal. Tutti i TS. Si sono storti e starà bestemmiando perché non riesce a raddrizzarli. Quest'uomo Tutto vive cosa un gigantesco ci ha già dramma. successo prima 1000 volte comunque, perché penso ogni sua partita è andata così. Sì, è un uomo che vorrebbe giocare dal vivo, ma è costretto dalle circostanze a giocare su TTS pingando tipo 1000, 1200. Sì. No, oggi sta andando tranquillo. Sì, l'altra sera abbiamo avuto una serie di problemoni altri nella sua partita contro il buon Fabri. Guarda, io ho scoperto che fino ai 300-350 di ping si gioca, tutto sommato si gioca su Scusatemi un TTS. secondo. Dopo diventa complicato.
Allora, i nostri investitori sul campo ci dicono che Zara è già un prego perso. Investisce pochi sciottini che ha bevuto. Allora, sono appena passato nell'altra stanza dove ho potuto ammirare una diretta di Zara che sembra già abbastanza avanti con la gradazione alcolica. È Sì, me ne ha di parlato grigna ai denti. l'Anna esattamente la stessa cosa. Speriamo di avere delle testimonianze da mostrarvi su un post domani per dare il buongiorno a Patrick. Quindi questa è la lista party tie in pratica. Sì, Zè, ma anche noi pensavamo bevesse solo Mitchell, ma poi Zaramella ha deciso che era un eroe, lo faceva anche lui, e a quanto pare sta patendo più Zara del non è nostro gelata, genovese ma sono preferito. cose che sono state sperimentate più e più volte in varie spedizioni alcoliche legate ai navigli. Molto bene, ma a quanto pare neanche Mitchell, quindi. No, ecco, un altro che ha partecipato a queste spedizioni alcoliche senza Zara, però, è Mitch. E anche lui non regge tanto bene, insomma. Ora voi immaginate, cioè, questo contesto, se fosse nella realtà, tipo Samantha Cristoforetti completamente ubriaca che guida uno shuttle. Tutte storie vere, Sì, vita sì, sì. vera, Esatto. su TNT. Come si chiama il canale? Scusatemi un attimo, l'ignoranza. Allora, noi TNT adesso TV. stiamo Tele TNT, questa fantastica, guarda, abbiamo Tele già anche il TNT, login. ecco, TNT TV. Diventerà Ma questo anche sarà un canale YouTube prima TNTisti o poi. anonimi. Vita vissuta su TNT TV. Sì. Prima che Mitch iniziasse a giocare avevamo fatto un SOS, credo, cos'era l'ultimo? 1.0, credo, in cui era finita ubriachezza e guerra di cataste di sedie davanti alle porte tra noi e i genovesi. Quindi c'era gente che apriva la porta e si trovava accatastate tutte le sedie del corridoio dell'albergo davanti alla sua. Erano grandi nottate quelle. Eh sì, è quello che ci manca dei tornei. Sì, veramente. La sera prima. Laureati all'Accademia di Volo della Vita, intanto continuano il partitozzo. Sì. Adesso ora penso che Zara cercherà di farvi bampare tutto. Il verde cercherà una coraggiosa manovra veloce il più possibile, dritta, Sì, è una e preghierina cercare di non anche. prendere attacchi, e per il Padre resto, Pio sul io cruscotto e via adesso. veloce. Per il resto, Zara va bene la joust pura così, anzi, neanche si sta impegnando a fargli bampare roba, ne sbatte il cazzo proprio, vado dritto così tranquillo. Questo è perché Tanto non c'è può lo né intendere né scarto, volere in allora. questo momento. C'è gente che si stupisce dei tanti Rootless. Questo è un punto, che cazzo devi vederti la bid No, su infatti. Stanis. Attenzione, dadino E per. fra l'altro su Ferrok è pure forte, suppongo anche pure sui dai brutti. Abbiamo uno stress per l'aggressor rosso. Super fast. Che girerà arco indietro. Abbiamo un nuovo ospite qua? Chi è comparso? Zemmo. Zemmo 8, attenzione, incredibile. Il Patrick Partesotti dei Defcon. Ah no. Fatto scappare, vedi? Non si dicono queste cose alla gente. No. Ma lui sa che gli vogliamo bene, in realtà. Non l'ho capita questa del marrone. Neanche io, perché ora non so cosa prevede di fare. Perché probabilmente non sapeva dove sarebbe andato il rosso qualcuno, quindi ho detto vabbè, nel caso uno vada di là, io glielo metto di là. Ma Lo tanto so, così, però cioè, non fai azione, non giri l'arco. C'è un modo per girare l'arco a buffo fuori dalle azioni, no, sta navi, non non credo. penso proprio. Quindi a sto punto ti conveniva bampare su qualsiasi cosa e starci. Pivi, credo che Zara non possa risponderti perché è molto ubriaco in questo momento. Mi sentite? Adesso Adesso Sì. sì. Mi sono intrufolato. Hai fatto Hai benissimo, fatto tanto abbiamo bene. perso Patrick per Ma strada. Patrick che ha appena fatto?
doveva fare una serata nerd con altri amici milanesi. Ma vaffanculo. Non meglio specificati. Lo sostituisco allora, dai. Perfetto. Allora, i colpi di scena. Per favore, cambia accento e fingiti Patrick. Però tu giochi Rootless? Oppure fingiti milanese? Anche. Ma perché stanno rimischiando il mazzo adesso? Oh, sempre che sindacchiamo qua, eh. Io la guardo in ritardo la partita. Mazzi la vede male, dice che la partita è finita. Ma se tu non confidi nei dadi caldi. Beh, intanto a sto giro il verde è sopravvissuto. Perché nessuno li spa. Ah no, sono le torrette sti cosi, come non dire. Cioè, che non si vedono. Ah no, eccole qua, sì. No, questo è il verde che spara. No, ok, il verde non è sopravvissuto. Tra l'altro il verde, se non fosse per il rosso, poteva barollare e addoggiare tutto. Però non avrebbe sparato. Comunque il verde di Mitch, noi in realtà, se avete seguito le precedenti dirette di Tele TNT, ecco, questo verde ha un nome particolare, il vero asso della squadrone di Mitch si chiama Prelon. Sì, che ha perso un po' di smalto da quando ha ucciso Boba, che era il suo nemico giurato. Sì. Però no, che l'ha ritrovato, credo. Ne mette tre, così. Si prenderà gli stress, ma non mi sembra così turbato da questo. Che poi la cosa interessante è che uno magari non ci pensa subito. Ma ne vale due. Sì, ma tanto aveva una vita. Due, ed è un campione pure lui. Sì, sì, ma tanto aveva una vita. Lo quindi. Strain, essendo un segno rosso, annulla il come si chiama, la carta che c'hanno che gli fa prendere i calculator. Pazzesco. Perché se nero rosso uno si aspetta i... Ah no, parla di stress. Come non detto, dimenticate tutto. Para di stress, segnalini rossi, a posto. Alte discussioni su Tele TNT. Dateci un cuoricino se potete. Comunque, considerando i tre pieni e i due evasi così buttati lì... Sì, sì, allora, qui abbiamo un critico. Cioè, a Mitch gli piaceva un sacco se fosse stato il verde ad ammazzare il blu. Perché così si evitava di prendere mille stress. Sì. Intanto qui spara. Vabbè, qui è alcolismo vero. Però questo vero. Almeno è un altro sciottino del Zara. No, no, se li beve Mitch quando critta lui. Zara una nave morta è uno sciottino. Ogni turno è uno sciottino. Non ho capito se è un crit subito. No, no, ogni crit che metti dentro bevi uno shot. Quindi Mitch è il più critta più beve, Zara più critta più beve. Ah, ok. Sono entrambi già ubriachi persi, però. Sì, soprattutto sì, Zara. Cioè... Se è una guerra di alcol, o di sculate, perché davvero qui le chiappe volano grandi. Di sicuro è la tanto finale della TNT League. Sono i vedi, crit. Comunque... Sì, quasi tutti i dipinti sono usciti. Comunque Mitchell aveva già dimostrato in altra sede di saper perfettamente giocare sotto alcol e Zara quello in difficoltà, quindi mi sento di dire. No, Zara ha dimostrato in altre sedi di non essere in grado di giocare sotto alcol, invece. Sì, sì, ma Zemmotto ha assistito a una prova artistica dei TNT a un torneo interno a squadre dei Defcon a base di alcol che era molto, molto valida. Purtroppo all'ultima partita ma non capivamo più una sega. Defcon Cup? Sì. Il problema di Zara è che è vero che non sa giocare sotto alcol, ma dalla ciucca dell'ultima volta comunque ciclicamente non se lo ricorda, quindi crede di saper giocare sotto. Attenzione. Ma purtroppo però poi vale. Cioè, perché può prendere i danni, eh? Sì, è rimasto sì. Una vita. Adesso vediamo con quantità e Reaper finisce il turno, Mitch. Che poi appunto i brutti sono molto forti contro Fero, perché un signor verde ce l'hanno comunque questa configurazione. Sì. Fra l'altro Fero perché non ha mai sparato ancora, non sparerà manco adesso. Sarà decisivo questa assenza di quest'arco di fuoco? Boh. Vediamo che fanno. Se fosse andato dritto toglieva Fero, probabilmente, con quel marrone.
Ma Fero fa due stress? Sì, ha preso il critico. Stress, sì, ha preso il Panicked. Ok. Critico, sì. Ah, che brutto, eh? Perché non può far porcate adesso. No. Eh no. Cioè, nel senso, potenzialmente poteva fare, che cacchio ne so, bank 3 dritta, 4 dritta, sì, per lontanarsi, sì, tanto. Adesso non scappa. Ma no, che cazzo è? È un brutto critico. E ora ti attacca il cazzo. Adesso Zara è obbligato a sprecare un fuoco per fare 25 punti adesso. Continuano a fare cose strane e macci danni. A meno che Mitchell abbia mosso il marrone in quel modo lì, dicendo, boh, poi glielo sbatto in faccia a Ferof il turno dopo. Non lo so, visto le sue condizioni, secondo me l'ha messo lì per sbaglio. Sì, anche secondo me. E gli è andata bene. Mi sento di essere d'accordo con Zem. Il marrone si troverà una Ferof davanti che ha detto, ma guardo! Ma che culo! Buono! Piffo dice, navi popolari per una partita popolare. Voi cosa mi dite di questa affermazione? Ma non lo so. Il popolare ti intende il prezzo o l'apprezzamento? Ma, non lo so, puoi intenderlo come più ti piace. Ma si chiede dove possono comprare i dadi che stanno usando, visto che sono full painted. Deve solo alzare il tasso alcolico e funziona anche con lui. Sono San Simone per Zaramelle e Di Saronno per Mitchell. San Simone che credo di importazione, perché se sa dove trovarlo in Inghilterra è veramente un errore. Comunque Zara questo turno ha messo un cazzo, perché ha tolto... Ah no, deve ancora sparare. Ha dovuto comunque sprecare un colpo per fare 25 tavolo, punti. Però in questo caso credo sia metaforico. No, deve ancora sparare con Red. Ecco qual era il problema. Sì, 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 sì. Che di danni fatti, a parte appunto adesso che ha scoppiato quello che stava uno... Ha tre aggressor per sparare, l'ha fatto fuori col rosso. Siamo al 31-51. E quindi ci sono 15 secondi di... in ritardo, era per capire. Allora dai, giochiamo per il prossimo turno. Che cosa farà il giallo? Sparare però il giallo tocca. Ma tanto, allora, sono tutti full vita, nessuno morirà, voglio sperare, quindi no, morire no, però magari restano messi male. Possono prendere grit brutti. Beh, potenzialmente con Halbreach doppio danno, effettivamente. Vabbè, Dio. Sono cose che possono capitare, eh. Uno stress, vedo. What? Solo critici in questa partita. Guarda, no, come tirano paint fortissimo. Mamma mia, incredibile. Ma insomma, questi dai brutti possono essere considerati dei mini decimator? No. La sentenza. Mando la torretta, come no? Che c'entra? Sì, solo frontera. No, portano una crew, è vero, non possono portare Darth Vader, altrimenti sì. Sai che se avessero avuto le crew sarebbe stato un decente porta crew a basso costo? Eh sì. Per l'impero? Cioè... sicuramente non sarebbero costati così se avessero avuto la crew, però comunque sarebbe stato un solido porta crew. No, non è vero, sì. Invece ci dobbiamo accontentare del cannone. Soprattutto dei porta Vader, cioè poter girare la torretta e avere Vader. Sì, sì. Ma più altro... Comunque, signori, io adesso non voglio dire, ma nella nostra saga o mini storia della TNT è morto Prelon. E questo è un momento di vera tristezza. È la prima volta che muore Prellon, che sarebbe il ciccione verde. Il ciccio verde. E fino adesso ha sempre vinto, se non ricordo male. Sì, sì, ma soprattutto non ha perso mai il verde. Quindi vuol dire che può essere un segno questo. Sì, ma sì, quindi sì, questo dovrebbe avere uno sciottino. È anche non fare tre critici. Sì, Pippi, non avrebbero avuto questo prezzo di base, l'ho detto. Ah no, certo, sì. Sicuramente sarebbe costato di più, ma anche se fossero costati 6 punti in più, 40 punti di base, ci stava. Qui abbiamo il giallo del scudato. Il rosso che prende danni. Vediamo se lo smezza. Oh, comunque sono paint in attacco per tutte e due. Sai cosa sarebbe stato figo a parte Vader? Ci sarebbe stato un buon porta-chiù per Moff Tarkin e ste cazzate qua. Eh sì.
perché ha il target naturale. Sì, è stata un'occasione sprecata, mi sa. Comunque, signori, Ferop vincere la DNT League, come occasione sprecata. Non hai forte nel gioco in quel caso. Vabbè. Subito. Allora, sta nave qua è forte spammandola. Appunto, sono quattro. Metterne una ha poco senso. Ma vediamo, perché qua si giocano risultati importanti. Beh, Feroff, dai, oggettivamente non la vediamo proprio bene. E una volta saltata lei, forse la squadra di Zara potrebbe avere dei seri problemi. Ma tanto Zara sta continuando a tirare doppio paint in attacco. Non so quanto ha preso finora. Allora, stanno a 50 Zara e 58 Mitchell al momento. Ha il tie giallo con 8 vite rimanenti e il tie rosso con 6 vite e il tie marrone pieno. Cioè, voi mi state dicendo che in questo turno Zara ha fatto solo 3 danni? Ha tolto il verde anche. 4 perché ha pure ucciso il verde, però sì, ha fatto molto poco. Ah no, aspetta, quello ha perso, il rosso ha perso 3 danni, no? Quindi 5. Ha perso 3 il rosso, 2 il giallo, 1 il verde. Ok. Sì signori, però statisticamente con tutti i danni che ha spellato via me nella partita precedente, era giusto che... No, finora ha visto dei tiri molto buoni a entrambe le parti. Sì, 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 no. Quindi c'è poco... da dire su quel fronte. Mani, è un derby di mani calde. Allora facciamo un attimino un cacchio succede. Allora Feroff è messo male, ci sono 4 aggressor full vita, 4 aggressor full vita, mettiamo caso che rimangono 2,5, anzi fai 1,5 abbondante, non ce la faranno mai con quella, come con quella potenza di fuoco tirare giù tutti. No, probabilmente no. Ma anche se ne ammazza uno, 2 aggresso contro 2. Il problema di dove andare. Cioè, sicuramente ora Mitch cerca di spaccare Fero. Suppongo che il modo più facile per farlo sia sparare da dietro con il marrone, mentre se ne va con una stretta dalla sua destra, per essere sicuro di non bampare. A meno che non voglia far bampare... un bump di Ferro fa solo comodo a Zara, perché tanto Ferro può fare. Potrebbe fare un... la torretta del marrone è davanti, giusto? Sì. Potrebbe fare una 2 bank a destra. Sì. Gira torretta, gira torretta, una roba del genere, spara da dietro e sta a posto. Il giallo una bank a destra, stazione. Ma anche perché devono muovere prima gli aggressori, modo di bloccare il marrone non penso ne abbiano. Forse una... c'è una 3 stretta di aggressor? Non lo so. Rossa, ok, quindi non... No, aspetta, gli aggressor? Sì, è bianco. Sì. Allora, forse un aggressor con una 3 stretta barrel potrebbe bloccare una 2 stretta del marrone, forse. Forse. Ma il marrone è stressato. Che valga la pena. No, il marrone è strainato, non è stressato. Ah. No, il marrone è brutto, dico, Sì, comunque è strainato, non è? Pensavo fosse uno stress, che non lo vedo bene. Sì, sono simili. Allora può fare altro al di fuori del... Però Zara, voglia. Dice tanto non faccio azioni comunque, con quello a sto punto stressiamoci. Prende strain. Con pure questo, che forse azione avrebbe dovuto farla. Ma cacchio, noi l'abbiamo visto, io l'ho visto di tardissimo. Questa è una mossa abbastanza, cioè anche qui Zara l'ha usata più di una volta, può darsi che invece in realtà quelli dietro restino avanti. No, vabbè, sì, è andato direttamente, comunque il fatto di fare la coio con quelli davanti e cercare di mantenere una sorta di scrigno interno in cui tenere sotto controllo e sotto mira un tot di... Sì, il bersaglio appunto è il rosso, cui ha già fatto più danni, però suppongo che sperasse di entrare con la manovra del marrone e quindi di conseguenza con quello del rosso. Questo doppio bump sicuramente non gli fa bene. No, infatti. Ma dite che c'è stato di poco? Cioè non c'è stato di poco? Non ho visto in preciso che manovra ha fatto. Perché con la 2 stretta ci sarebbe stato abbastanza. Ha fatto la 2 stretta, sì. Secondo me c'è entrato di poco. Uè, se il rosso fa una 3 dritta rinforce,
Buongiorno. Non mi ammazza più. Si è abbastanza tranquillo. Camicia non piace girare gli archi. Mi viene. Non l'ha girato? No, sul giallo non ha potuto. Adesso si rigira per forza. No, il marrone. No, marrone si era girato. Ha girato indietro, vabbè. Ma perché tanto gliene fotte niente? Cioè, Ferop va in avanti per forza e ha il fuoco del marrone e del giallo. E c'ha già due bersagli e non le bampa nessuno dei due, quindi... L'unica cosa è forse Ferop andando... non va da nessuna parte. Quindi no, Ferop viene sparato. Probabilmente sparerà per la prima volta in questa partita. Sì. Anche perché è la PS più alta o no? Perché sì, no, sì, è tutti... PS3. Però chi è che muove prima? Mitchell. Muove prima Mitchell. Ah, allora non è detto che spari, No, vabbè. No, sì, spara per forza. Sparerà. Poi magari tirerà merda, perché tanto non modda. Ah, perché sono tutti in contemporanea, giustamente. Sì, hanno PS3 pure Fero, sì. Gli aggressor possono fare parecchi danni al rosso adesso, però sono tutti un modded. Sì. Più che altro credo che quello verde sia anche ostruito con la nube. Madonna, amici, ma per catraglia, che Dio di tiri, Dio caro, ma c'è... Dai, Edith Focus era onesto, è già basso per lui, eh. Sì, lo vedo critici. Credo che la provvidenza stia cercando di difendere il fegato di questi due piloti. Giusto. C'è ancora uno stress di fianco al marrone, è stressato? No, credo sia un refuso. No, che cosa brutta! Non vede? Niente fuoco con il giallo. Non vede, quindi è solo un attacco su Ferro con una nave che non ha segnalini... Ah no, ce li ha perché c'è la configurazione, come non detto. Credo abbia anche un lock su Ferro. Sono molto forti per giocare contro Ferro, poi hai brutti con questa configurazione. Però devi spingerli belli avanti. Spenderà tutte e due. Sì. Perché da un evade, però spende uno solo a sto punto, penso. No. No, devi spendere tutte e due. Ah, perché Ferro quanto sta comunque? A quanto sta? Uno. Sta uno, quindi è morto a prescindere, ok. Doppio evade, come ha fatto? Ma perché doppio evade? Ah, no, ok. No, quello non l'ha tirato, non c'è. Ah, ok. Ok, Ferro ci lascia. Siamo a 88 punti per Mitchell. Non è rose, eh? Mm-mm. No. Cioè, ci sono tre brutti mezzi pieni, uno pienissimo. E devi sparare ancora con 10 rossi, però modified. Mm-mm. E, fra l'altro, ha appena fatto niente con Ferro. Che tira due occhi. Abbiamo trovato il counter slow, signori. Abbiamo trovato una nuova lista rotta di impegno. Può essere. Sicuramente queste navi giocano molto bene contro Sloan, appunto, potendo puntare Ferro, avendo sempre segnalino verde. C'è il fatto che Zarak non ha mai sparato con Ferro, a parte adesso senza mod. Ma deve farla scappare, non poteva farla girare. Quindi, ma non lo so se appunto a posteriori... questa cosa magari lo saggia. Non ho visto i primi turni, però magari doveva ingaggiare in modo diverso, quindi non so. Ma l'ingaggio non andava male secondo me di Zara, anche perché l'ha portata, l'ha cercato Mitch, non l'ha cercato Zara. È che probabilmente doveva sparare almeno dal turno prima, però, quindi un hit, un danno, almeno riesce a fare qualcosa. Sì, un danno sul rosso adesso, un danno sul che rosso va a 4 vite. Quel verde e il giallo che fa? Focus al rosso? Devi provare a ammazzarlo. Rosso ostruito, Niente. Comunque vi direi che la differenza è di 13 punti, 3-2 in questo momento. Ma mancano 20 minuti che non li prende facilmente, cioè... Certo, però diciamo che secondo me le liste sono più o meno a quel livello lì, forse con... Mi piace che Mitch si dimentichi di tirare il dado per l'ostruzione. Ma... no, forse era il giallo questo. Giallo, sì, ha sparato sul giallo su questo. Sì, sta sparando sempre sul giallo. Sì. Quindi c'è l'Itan che è smezzato e il giallo e il marrone che sono quasi pieni, praticamente pieni.
E pensare che Mazzi considerava questa partita finita da almeno tre turni. Mandiamogli questa frecciatina. Allora, qui ci dicono che il marrone è probabilmente fuori per il prossimo turno. Allora, la 3 Talon. Però non spara. Però lì è... Boh. Da come sono inclinato per lo streaming non vedo se ci sta. Ah no, sì, starci per forza con la Talon ci sta. Sì, sì, ci sta. Però non spara, perché c'è l'arco dietro. Mazzi gli dice sta partita era finita prima ancora di schierare. Desco che risponde con Mazzi non capisce un cazzo. Mi piace questo amore nella chat, siamo tutti contentissimi. Ma era finita a favore di chi? Questo che vogliamo sapere. Non specifica, non specifica. Così si fa, infatti. Sì, comunque con la Talon... può adattare la seconda di chi vince. Con la Talon ugualmente il marrone non spara, perché ha l'arco girato indietro. Qua marrone e rosso, gli aggressor, due strette, cercano di continuare a stare dietro. Magari rosso. Anche uno morbido arco indietro. Ma poi soprattutto io quello che vorrei sapere è, si stanno giocando il titolo di X-Wing Jesus? No, non credo. Non glielo concederebbe mai. Lo ammazzo. Finalmente Pivi ha capito la filosofia della partita, sono veramente contento. Ovvero la partita è finita in favore dello sport. Esatto, è esattamente questo. Perché noi promuoviamo lo sport sano. Sapete dirmi se la... qual è la più veloce blu di aggresso? La 3, Non mi ricordo più. Ah boh. Aspetta, sto andando a controllare sulla... No, mi sa che la 4 ce l'hanno, poi non so se è strano. No, la 4 ce l'hanno, ma non credo che sia blu. Ah, blu intendevi. Sì, sì. Sento Mitchell urlare tre dritta dall'altra stanza. Comunque la blu più veloce dell'aggressore è la 3 dritta. Ah, ok, perfetto. Ma quindi vuol dire che ci sente? No, penso stesse urlando 3 dritta a Zaramella. Così, per 3 dritta sulla steroide. Sì, vuole cercare 3 dritta di mantenere il focus sul rosso, Zara. Ci sta, però quel rosso lì... Anche se dovesse fare tipo uno dritta rinforzo, non ammazzi. Signori, sto sentendo delle urla da Mitchell che voi non avete idea. Non alzate troppo il non alzare di troppo il livello della chat. Eccolo, 4 dritta, preferisce non stressarsi. Oppure era una 3? 3-3. Ok, 3, ok. E a sto punto con il verde fa una 3. Stressato. A sto punto col verde fa una 4. Ricordiamo che anche grazie a questo crit Zara deve bere uno shottino. Ah, aggrava la sua posizione. Ma in questo caso però il crit è positivo perché non prende sì, screen. No, ma frega niente, deve bere comunque. E ormai è... bam bam. Ecco, questa nave è così forte che al bar è roll, signori. I tè brutti hanno un problema di mantenere nel gioco, perché ok, gira una torretta, ma poi una volta per tornare in gioco... Cioè, o li insegui... Qual è che volevi sapere come dei tai brutti la manovra destressante più lunga che hanno? No, no, era degli aggressor. Ah, ok. Sì, sì, che comunque è un'altra dritta, sì. Sì, sì. Ah, e il rosso comunque vuole picchiare. Vuole il sangue e non rinforza. Non penso abbia mai rinforzato Mitchell in questo torneo. Lui solo tiri fortissimi. Di base. Sì, 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 sì. Perché lui vuole prendere i calculate. Fine. L'unica cosa che gli interessa è quella. E un target adesso. Ah, è vero, perché certo, poi non, se c'è il rinforzo non prende... Non ho capito perché non vuole togliere il rosso. Probabilmente ubriaco e non se ne è reso conto. Guardalo, che forte! Incredibile. Un uomo che andrebbe no, studiato focus, a scuola. Vuole fare un focus target sul giallo, ci sta. Ragazzi, solo chiappe. Parlo pure sul rosso, però. Ah, perché dici di spara pure col giallo, intendo. Anche col marrone, sì. Tre dai che sparano su quello. Adesso gli ho messo due danni dentro. In questo caso, appunto, se però non fossi ubriaco,
prima spari con gli altri due. Esatto. Esatto. Minchia, 3 danni diritti così? Cattivissimi, 2 danni. Spende tutto, non c'erano 2 calci. Comunque sono dei brutti. Doppio moddano spessissimo. Sì. Vabbè, hanno PS3 per quello, più che altro. È che possono gestire meglio i PS bassi. Contro il PS alta, auguri. Adesso avvicina i calcoli tal marrone fingendo che li avesse. È andato basso. Attenzione, stavolta. Credo sia il tiro più basso fatto da Michi su tutta la partita. Zanella risponde con un doppio evade e dito medio. Purtroppo Mitchell è ubriaco e si è dimenticato che i suoi tire rollano essendo nell'arco laterale del giallo. Ma non deve... No, credo che il rosso non è nell'arco laterale. Dalla mia prospettiva sembrava di sì. È che deve essere messo al bersaglio nell'arco laterale. Ma ripeto, non sono una visione. Allora, mi pare che... mi pare che il rosso, il tie brutto rosso debba essere nell'arco laterale del giallo. Allora è la mia prospettiva che mi inganna. Ma il problema è che deve essere il difensore nell'arco laterale per dare il reroll. Mi ci sta facendo dei versi che farò un audio e ve lo manderò in privato perché ve lo meritate. Devi essere te nell'arco laterale. Tra l'altro il rosso ha ancora due calcoli difensivi volendo, sì. Non gli servono. Tira finta che in difesa ormai. Perché rinforzare quando puoi schivare tutto? Attenzione! Doppio shot per Zara! Qualcuno qua beve. La rabbia. Beve doppio. Cosa sofferenza, che mai. La rabbia dell'X-Wing Jesus. Vediamo i crit. Un bridge inutile. Poi, quello decisivo. Damaged engine. Era già uscito Damage Engine? No, mi sa che devo ancora pescarlo il secondo. No, ok, me l'ero perso. Mi ero perso quindi su 4 spari si è beccato 2 critici? No, 3 spari. Beh, ed è ancora vivo per sparare un altro giro. Sì. Mi sa che qua è finita, sì. Qui non siamo più a 13 punti di distanza. Anche se quest'altro turno mi ci spara male. Per forza. Allora, esatto. Marrone adesso è veramente a fare nel culo. Però fa uno dritta e sta. Uno dritta barra. Forse spara. Il giallo non sparerà a meno che una 2 stretta barre gli dà un bersaglio. E il rosso, fa una bank. Vuole sparare? O cerca il fugone con una stretta? No, quella stretta è rossa. Non il rosso, secondo me, fa uno bank e prova a portarsi via un aggressor. Cazzo, sì. Con l'uno bank ci sta? Voi che vedete meglio? Sì, no, io sta. Sono stortissimo, non so dirtelo. Fa uno bank e via, e spari ancora. Target 2 calcoli e via. Sì, doppio mod sul giallo e tenti di toglierlo. No, doppio mod anche sul rosso, che ti segue meglio probabilmente. Anche. Vabbè, tanto muove dopo. Ah no, hanno 3 di vita, 1 a 3 di vita. Esatto, il giallo ha 2 vite, quindi può pensarci seriamente. Ma più che altro perché non credo che lo veda il giallo dopo. Vediamo, tanto muove dopo, può vedere che fare. Sono veramente degli assi questi tie brutti. Più che altro il giallo brutto non sarebbe cosa. Dico, uno bank a destra, tranquillo. Anche forse, sì. Sì. Per incominciare a scappare, anche perché ha punti, però loro sono obbligati che non lo sanno, anche perché ha punti, anche se gli ammazza il rosso, al momento vince 2 punti. Sì. Il segreto quindi, è che deve essere molto lento a manovrare in questo turno. Quindi incominciare a scappare con il marrone e il giallo, ci sta. In realtà credo che Mitchell lo sappia perché è lui che tiene il conto delle vite, quindi potrebbe mangiare la voglia. No, uno bank a destra, carina. Poi se serve il barrolli o al massimo fai target. In realtà col rosso Mitch ha già pensato a una Koyogran. Ma non penso, perché avendo l'arco indietro se fa Koyogran non spara, eh. Esatto. Dai, scherzavo, ragazzi. Madonna, io mi aspettavo, cioè esce fuori dal tavolo. Ma no, perché solo letallo, non penso abbia quello. No, mi avete preso troppo sul serio. No, noi stiamo pensando a letallo, perché esatto. È l'unica cosa che può usare.
Come ricorda il buon Danny, se gli amici sono a raggio 2 da Litan e se Litan è nell'arco laterale della nave nemica, possono derogare. È quello che non c'aveva. Forse. Vito Mazzotti ci dice che una volta avevano dato Gesù per morto e poi era risorto dopo tre turni. Non ha preso il detrito. Bellissima manovra di Zara. La nostra inviata sul posto ci dice che c'è una transagonistica molto spinta nel nostro Zara che continua a urlarle contro se cerca di dirgli qualcosa. Sì. Minchia, una donna in difficoltà. Cioè, guardate di quanto non ha bampato Zara. Col verde, cioè, tra marrone e rosso. Ah, tra marrone e rosso. Cioè, ragazzi, io adesso vi faccio una screenshot. Su TTS, una volta che, anche se sei bampato prima, non risulti bampato, la manovra dopo se la fanno uguale. Quindi, Come dal vivo, in realtà. Sì, ma dal vivo sei stronzo e cagate, quindi... Ma la stessa manovra con navi parallele che fanno la stessa velocità non sei bombato. Sì, sì, però dico, dal vivo magari muovi un attimino, fai cagate... no, più che altro non del genere... Qua sei sicuro che se fai la manovra uguale non tocchi. Più che altro se fai la manovra del genere dal vivo era subito giaccio. Vieni a vedere della manovra. Target sul rosso, doppio calcolit e si riparte. Il rosso a quanto si è scaricato. Ah, perché il giallo è quello messo peggio. Sì, ma non lo vede. Quindi è andato male questo attacco. Il vero dolore. Pazzesco! A parte che gli spara il giallo al giallo. No. Non lo vede, dici? No. Perché ha rirollato tutto? Vabbè. Voleva mantenere i calcoliti in difesa. Un po' gridi. Ah, ma perché sono in ritardo, per questo voi lo sapevate. Sì. Oppure semplicemente ubriaco. No, volevo tenere in difesa. Tanto uno solo era poco. O tre o niente. È appena schioppato. Quindi siamo 100-102 adesso che l'ammazza, sì. Quasi sicuro. Sì, no, l'ha già tolto. Te lo dico in anteprima. E anche bevuto un altro shot. Ah, crittone. Rolla marone. Ciao. Ecco, adesso sono nella loro posizione preferita dei brutti. Uno dritta, target. Mancano 5 minuti, quindi... Anzi, 6 minuti più o meno. Non li ammazza probabilmente più. Abbiamo l'ultimo turno davanti a noi. Forse 2 se sono molto rapidi. 2-2. Vabbè, non si spareranno tanto, quindi forse sì 2. Più che altro, anche se dovessero fare tipo tre dritta, il giallo, uno dritta, il marrone, sono in una botte di ferro. Mitchell ha appena urlato fortissimo, che porno. Che anche da morta mantiene il suo vino migliore in partita. Vabbè. Avete visto quell'ala upgrade? Se l'avesse avuto sarebbe sopravvissuta. Eh sì, però ragazzi io devo dire che... Un'altra lista. Su uno scarto di 2 punti, secondo me, cioè, va bene, ok? Se continua così, comunque, vabbè, il vincitore ce l'abbiamo, però a livello di meccanica di lista, secondo me è un pareggio. Cioè, vuoi no, Bibi Mitchell ormai ha perso qualsiasi tipo di autocoscienza, quindi... Sì. È un pareggio, dimostra ulteriormente quanto è forte l'impero. Pareggio, chiaro. Ma se è impero contro impero, non puoi. Cioè, anche se avessi vinto Salone avresti detto quanto è forte impero. Appunto, evidente. Ma no, i risultati veri ricordiamo che compaiono domani quando c'è il torneo serio. Questo è. Come no? Questo è sport. Questa è una grande serata di sport. Domani è for fun. Comunque, considerata una cosa che da quello che ho visto, però, comunque, Zara ha ingaggiato al meglio delle sue possibilità. A parte non sparare con Ferov, però per il resto loro abbiamo sempre tutto. E Mitchell ha ingaggiato andando più volte sui sassi. Quindi non è stato un ingaggio
Allora, Mitchell era anche distratto dal fatto che noi abbiamo una Ahsoka Tano nuda appesa in corridoio e lui ha staccato la cornice e se l'è portata in camera, quindi secondo me era distratto da multiple cose. Come portafortuna, no? Cioè noi abbiamo seriamente nel corridoio la scritta TNT Clubhouse su una Ahsoka Tano nuda appesa nel corridoio di casa. Però dico, tu dici che è un pareggio, sì, però... ha fatto tipo durante i primi ingaggi tipo andare con due o tre navi sui sassi, se ne è fregato dei token, non ha ingaggiato con un target doppio token che poteva fare, permettergli di fare persino più danni, perché ha voluto ingaggiare in questo modo qui. Però se per solo avesse ingaggiato in una maniera un pelino più pulita, tra virgolette, non che magari ci riuscisse, però nonostante abbiano ingaggiato in una maniera, in modo così, è riuscito a portarsela a casa. Lo stiamo buffando un attimo, Mitchell. Posso del giallo? Forse dovete stressare? Ah no, sì, vuole vedere che cosa fa il marrone. Ma mi sentite? Sì, sì. Ah, ok, no, perché non mi avete cagato. È comparso anche Galloway, grandissimo Galloway. Galloway, ci manchi, alla prossima TNT League vogliamo anche te. Ma ci senti? Il verde come sta messo? È sano, ok, di aggressor. Perché... raga, perché spuntano X-Wing in mezzo al campo? X-Wing in mezzo al campo? Sì, ho visto una roba... No, no, non ho visto nulla riguardo. Era un bug di TTS. In realtà ha bevuto anche Furky. Ha bevuto anche TTS, io non ho bevuto anche TTS, ma effettivamente avrei potuto. Speriamo abbiate bevuto anche voi da casa. Godiamoci questo sabato sera. Il turno sta andando come avevamo pensato. Ragazzi, diteci nei commenti che cosa avete bevuto. Che cosa avete bevuto, esatto. Acqua. Ve lo dico io. Mi sono molto rattristato quando avete detto acqua. Vabbè, io non ero compreso nel pacchetto... Vabbè, oh, ma è sabato, il sabato in lockdown, vuoi non bere un po'? Comunque, Marasca, sappi che stiamo lavorando per ampliare il pacchetto merda. Cos'è il pacchetto merda? Ancora di saperlo. Operazione segreta di Zacco. State esatto. Mangiando più fibre? No, no. Azioni di mercato di Zacco. I TNT comunque hanno trovato la soluzione anche al mercato. Tu prendi chiunque, gli infili una tessera dei TNT in tasca e lui è moralmente tesserato. È comparso Marmorini, si è ritrovato un simbolo TNT appeso alla schiena. Mazzi è arrivato a casa, si è trovato la tessera TNT infilata al posto del suo nome nella valigetta. Sto ricordo male, è abbastanza perseguibile questa cosa, però non mi ricordo il nome. No, ma allora, cioè, i TNT ormai hanno proprio dei giovani ragazzi che vanno per strada e dicono, sì, ma qualcosa in contrario con le... Anche la mia ragazza è stata tesserata, sebbene non abbia neanche idea di cosa sia questo gioco, cioè per dire, un po' di tutto. Vendono anche penne TNT. Sì, sì. Qual è l'ultimo libro dei TNT? Comunque, vuoi far notare che Zara ha fatto una cosa di questo tipo per poter persino proteggere meglio il rosso e il giallo, cioè che sono quelli più danneggiati. Che lavoro di stile e di fino sta facendo. Nonostante sia ubriaco, sì, ricordiamolo. E abbiamo delle foto anche sulla nostra reporter a fondo campo, su come sta giocando Zara. Me le dovete mandare. Vi prego, mettetele su... su X-Wing Italia domani, facciamo qualcosa, perché è veramente arte tutto questo. Ups, ho sentito un bip. Barrellone, sì, tempo finito, vediamo se si spara. Non so se ci sono attacchi, sinceramente. Signori, io vi dico solo che Mitchell si era comprato una bottiglia di spumante e adesso la sboccerà dal balcone e bagnerà la strada. Eccolo là, no! Lo devi aprire addosso al nuovo microfono. Aspettate, sì, che mi sta chiamando. E quindi il punteggio finale è, ditecelo per chi non lo vedo e non lo 100 a 102. Che cosa brutta. Allora, signori, sto tentando il collegamento via Skype. Vediamo se riusciamo, ragazzi, ad averli in schermo. Dalla regia mi chiedono la percentuale dei dadi, quanti critici ci sono stati alla fine.
chi ne ha fatti di più. Adesso, diciamo che siamo stati sul 95-99% di più. Allora, di signori della regia, sto lavorando per metterveli. Sto lavorando per metterveli. Bottiglia di vodka accanto a Zara. Aia, quindi vuol dire che ha giocato al suo massimo delle potenzialità? Almeno metà bottiglia, ma forse un po' meno. Dai. Allora, tentiamo. Due quinti, forse. Aspetta che sto tentando di mettervi via Skype. Però non si vede nulla. Comunque, allora, come dicevo, qui abbiamo una grande vergogna, perché Zara non mi può perdere in diretta nazionale e Zara si sta massaggiando gli occhi per due punti ed è veramente in sofferenza. Due punti, cioè, ma che contro la lista, fatto anche contro la lista brutta, una signora partita brutta. Volando più che onestamente e anche crittando più che onestamente. Esatto. Ma comunque più che onestamente non è abbastanza. Ma allora, chi è che ha crittato di più? La squadra. Stiamo arrivando, sto tentando il collegamento. Dell'anno, così. Allora. Ma chi è che ha crittato di più alla fine, Zara o Mitch? Non ho capito. Secondo me Mitch. Ah, quindi l'ulteriore sbocciata porterà... allora. Lo porterà al coma, tipo. Zara non vuole andare in TV, ci ha detto. Sì, sì. Mandalo, mandalo, dai. Allora. Amici telespettatori, aspetta, allora, adesso le dati qua in chat. Non poi so non se vi si sente, ma spero di sì. Raghel il blu è Mitch. Adesso ti infiliamo. Allora, signori, spostiamoci nel canale dei due. Adesso ce l'abbiamo in diretta. Attenzione, spostiamoci nel canale generale. Mitch, solo 4 grid. Allora, signori, aspettate un secondo. Ora in diretta Facebook, Mitch la sboccia. Vediamo se si vede. Aspetta, che passo su OBS. Signori, 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 ma lo state registrando, dittimo. È tutto live questo. È tutto live. E dopo tutta questa cacciara salutiamo anche Zara. Mitch, adesso è ora che canti in key anche po' così. Allora, siamo tornati sulla home perché stiamo di nuovo perdendo il 96% dei frame grazie allo stesso. Comunque è bellissimo come Mitch abbia avuto questo comportamento molto sobrio verso il suo contendente. Comunque. Aspetta, mi si sente? Aspetta. Fai entrare anche Zara. Zara in teoria dovrebbe esserci. Cambia canale. Sto per morire. Allora, c'è da dire un grazie a Zara che dopo avermi visto bere il Distaronno si è fatto due shot di vodka dopo il primo turno e poi lui ha bevuto molto più di me, stranamente. Fai tutte le foto. Non più niente, però, Fai foto, eh? Quella bottiglia di vodka sappiamo che sta ancora più o meno a metà, eh? Abbiamo le prove qua. Ah, il Distaronno sta molto meno che a metà in realtà, però. È la vodka di Zara, però. Zara no, purtroppo. Infatti siamo molto imbarazzati e ci vergogniamo di lui. Cioè, come cazzo va a perdere queste partite? Zara, ma come ti permetti? Da quasi sopra, allora... a meno che sia svenuto in coma etilico in questo momento. Sì, ho visto. Allora. La No, è misto tra Distaronno e spumante Stella, dolcetto del Piemonte. Danny Provenzano, questa è per te. Mamma, questa è per te. Campioni, ti attenti. Il momento più alto della mia vita. Furchi, allora, nella mia carta ci voglio la cintura, questo campione del mondo. Campioni, sì. E il Distaronno. Sì, Distaronno, pure tutto quello che vuoi. Maronna, sto per morire. Bravo Mitch, bravo. Zara, hai qualcosa da dire? Dai che rientra.
Zara, secondo me gli sta rodendo il culo malissimo. Minchia, sentiamo, sentiamo lo scricchiolio da qua. Sono sicuro. Allora, quindi per evitare di vederci Zara che vomita in diretta, io sarei per chiudere qui la live, ringraziare tutto il pubblico che ha partecipato tantissimo, i commentatori, tutti quelli che hanno seguito la TNT League. E vi invitiamo.